Infissi in alluminio con doppio vetro? Ciao, sono William Bisacchi di Bisacchi Infissi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Quando dovresti scegliere infissi in alluminio con doppio vetro piuttosto che con triplo vetro? Il doppio vetro di ultima generazione con un cappa termico di 1.0 abbinato a un ottimo infisso in alluminio a taglio termico, mi raccomando, ti consente di stare dentro i parametri, anche quelli più severi che sono usciti con normative 2020, sia per ecobonus ma anche per le nuove costruzioni. Il mio consiglio qual è? È che quando fai una nuova costruzione con un cappotto importante, quindi un isolamento di parete importante, il vetro triplo sarebbe la scelta preferibile. Mentre in una ristrutturazione anche con cappotto non si ottengono mai dei valori termici come quando stai costruendo da zero, farai sempre qualche compromesso e lì si potrebbe fare anche un compromesso sull'infisso in alluminio con doppio vetro. D'altra parte, cosa succede? Se scelgo un vetro triplo avrò comunque una prestazione termica superiore, ma il rovescio della medaglia, a parte il peso, ma un infisso in alluminio lo tiene su bene perché è resistente, è il fattore luminoso, quindi avrò meno luce all'interno della casa, perché più vado ad aggiungere spessore di vetro, e in un triplo vetro aggiungo uno spessore di lastra, il minimo che posso aggiungere sono 4 mm, avrò un ingresso di luce di qualche punto percentuale inferiore rispetto a un doppio. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione, soprattutto se sei in un'abitazione con le finestre piccole, o magari se c'è un porticato attorno a casa. Tutti elementi che andrebbero discussi durante una consulenza. La consulenza è la cosa che consiglio a tutti quelli che devono acquistare nuovi infissi, perché l'infisso è qualcosa di molto costoso, molto importante e che deve durare tanto nel tempo e addirittura che non si può cambiare, nel senso, se compro una macchina posso spendere anche 100.000 euro in una macchina, ma se sbaglio la vendo ne perderò 10, amen. Cioè l'infisso, se ho comprato 100.000 euro di infissi, li butto via perché cioè, non possono essere riutilizzati in un'altra abitazione. Quindi se vuoi sapere di più per la consulenza vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!